Mattinata di ordinaria follia nella metropolitana di Roma, dove da Spagna al Colosseo gli uomini della Polizia Roma Capitale e dello SPE, Sicurezza Pubblica Emergenziale, e del 17° Gruppo, coordinata dal vice comandante del Corpo Antonio Di Maggio, sono stati impegnati tutta la mattina a caccia di borseggiatrici. Bilancio, una ventina di nomadi, tutte minorenni e tutte provenienti dal campo nomadi di Castel Romano. Le ragazzine, una volta fermate, attirano l'attenzione dei passanti urlando di aiutarle. In questo modo riescono a volte a sfuggire agli agenti. La più piccola delle 20 fermate ha solo 10 anni, ma ha già numerosi precedenti di polizia a suo carico. La tecnica usata è sempre la stessa. Approfittando della calca e durante l'ingresso ai vagoni, le nomadi circondano la vittima prescelta, derubandola in pochi secondi di tutto, dal passaporto al portafogli alle macchine fotografiche. Alcune usano cartoni, altre, come una delle ragazzine fermate oggi, hanno un bimbo di pochi mesi legato alla vita. Alle 9 di questa mattina, il personale di sicurezza dell'ATAC aveva già fermato e fatto uscire dalla metro più di 60 borseggiatrici. Solo l'intervento della squadra dello SPE ha temporaneamente messo fine alla lunga sequela di scippi e furti. Le nomadi, prima di essere riaccompagnate al campo, sono state tutte identificate e rifocillate dagli uomini della Polizia Roma Capitale. Siete troppe, c'è la lana. Quante ne mancano? Due.